Vabbè, ci sono delle previsioni che si autorealizzano. Allora, se tu parli di una guerra di civiltà e la fai, la Cina, l'Occidente è il principale responsabile di un conflitto che ha le forme di civiltà che non ci sarebbe mai stato. Se l'Occidente non si fosse infilato in una storia devastante a partire dal 1991, con delle guerre ingiustificabili, fino a doversi inventare delle bugie poi acclarate come bugie, come quelle di Tony Blair per poter condurre la guerra in Iraq, così mostrando tutto il suo sprezzo per i popoli di civiltà e esprimendo questa forma di dominio, probabilmente il conflitto in queste proporzioni ci sarebbe stato. Faccio notare che il mondo arabo e islamico, per tutto il secondo dopoguerra, non ha visto alcuna presenza dell'Islam politico fondamentalista in tutti i teatri, anche i più drammatici. La Palestina ha vissuto un conflitto che dura dalla fondazione di Israele, drammatico, ma l'OLP era una formazione politica senza alcuna influenza religiosa. Il conflitto di civiltà vuol dire precisamente buttare acqua, cioè buttare benzina sul fuoco, anzi olio sul fuoco, e far sì che questi conflitti si allarghino ulteriormente. Cioè, in realtà, se tu invece che rispondere politicamente con le culture del Mediterraneo, gli elementi dialogici, insomma, per farla breve, è possibile che le parole più ragionevoli, più interessanti, e più lungimirante vengono dal capo di un'altra religione, di un'altra chiesa, come il Papa della Chiesa Cattolica. Cioè, è possibile che se fosse un conflitto di civiltà, noi avremmo le chiese armate tra di loro, le une contro l'altra. Il cristianesimo come espressione religiosa dell'Occidente contro l'Islam, espressione religiosa del mondo arabo, neanche per sogno, ma neanche per sogno. Il Papa è il più aperto individuatore dei fenomeni di dialogo, è il più reciso uomo che condanna un rischio di terza guerra mondiale, di cui più volte ha detto che all'origine c'erano gli interessi dei costruttori di armi.